Poi, come diceva adesso Marco, molto importante, inauguriamo la nuova cantina di produzione e logistica di Tenute del Cerro. È una struttura che fa parte di un piano più ampio e articolato varato nel 2016, volto al miglioramento di tutte le nostre tenute. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno preso parte a questo progetto, che ha rispettato anche le tempistiche in un periodo di pandemia sicuramente non facile. Quindi un ringraziamento va sicuramente ai progettisti, la B-Sign, l'architetto Bertini, l'architetto Bianchini, l'architetto Bertoli, lo studio Spring con l'ingegnere Petravelli, i colleghi dell'immobiliare che ci hanno accompagnato in questo percorso, e tutte le persone, i colleghi di Tenute del Cerro, che devo dire con grande orgoglio e spirito di squadra hanno lavorato fino a questa mattina per far essere questa giornata importante. Quindi un grazie veramente. Sicuramente ringrazio il consiglio d'amministrazione di Tenute del Cerro, il presidente Vincenzo Tassinari, che insieme al gruppo ci consentono di programmare operazioni e sviluppi importanti. E oggi la tenuta qui, la cantina delle Cerraie, è un primo esempio di quello che andremo a sviluppare nei prossimi anni. Vi do qualche indicazione sullo svolgimento della giornata prima di lasciare la parola.